Buongiorno a tutti, come anticipato sono Gianluca, tecnici e servizi del gruppo Campst. Ringrazio Arter che ci ha invitato a questo evento, sono anche venuto qui nel loro fantastico mondo e ringrazio ovviamente i ragazzi di Sfrido, Andrea, che ci hanno coinvolto in un percorso incredibile e trascinati all'interno delle loro attività. Oggi all'interno dell'evento in cui si parla di economia circolare e open innovation, la mia presentazione vuole proprio un po' raccontare tutta una serie di iniziative che abbiamo attivato e ci hanno portato all'incontro con gli amici di Sfrido. Due parole di chi è Camst. Intanto Camst oggi compie 76 anni, nasciamo infatti subito dopo guerra nel 1945 nella stazione di Bologna e da lì partono una serie di attività. In questa roadmap si possono effettivamente già iniziare a identificare quelle che sono le attività e le innovazioni che un'azienda storica come questa, una cooperativa come Camst ha percorso in tutti questi anni. Quindi già da subito nel 1945 quel carrellino era un po' una prima idea di delivery a bordo treno per l'Italia che ripartiva negli strascichi del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 60 parte il primo nostro self-service, proprio con il primo vassoio che ormai è consolidato, ma a quei tempi era assolutamente innovativo. Apriamo negli anni 70 il primo centro di cottura con la produzione di pasti all'interno di una cucina per essere veicolata a chi non poteva supportare una cucina interna. Negli anni 80 nascono i primi servizi di ristorazione scolastica. Oggi lo diamo per scontato, un pasto a scuola per tutti i nostri ragazzi, non lo era assolutamente, poi vedremo nei numeri quanto è diventato fondamentale per la nostra azienda. Da lì tutte quelle che sono una serie di attività per arrivare al 2010 con il lancio del nostro magazzino, il nostro centro di distribuzione di 23.000 metri quadrati, per arrivare ai giorni odierni dove Camst diventa più di una scelta perché ingloba servizi di facility management e espatria all'estero con società in Spagna, Germania, Danimarca e durante il lockdown anche in con la Camst Suisse. Quali sono i nostri valori? Molto velocemente, sicuramente l'attenzione ai nostri clienti, l'intergenerazionalità per garantire alla nostra cooperativa tanti, tanti anni, l'innovazione collegata alla tradizione, alla cultura, alla diversità dei territori, l'importanza del capitale umano e lealtà e affidabilità. Due numeri velocissimi. Di Camst Group, 785 milioni di fatturato, dati ovviamente pre-Covid, non mi dilungo ovviamente a trasferire quelli che sono stati i problemi legati alla pandemia nel nostro settore, 16.000, oltre 16.000 dipendenti e 130 milioni di pasti. Per quanto riguarda le attività di facility, quasi 400 gestioni. Qui come si scompone il nostro fatturato? 37% della ristorazione scolastica. Quindi ovviamente, come dicevo, è il nostro focus. Partiamo dai giovani per arrivare alla ristorazione aziendale, la ristorazione commerciale, la ristorazione sociosanitaria all'interno di ospedali piuttosto che case di cura e un 10% di facility service, principalmente in attività di manutenzioni o attività di pulizie che abbiamo visto l'importanza durante il Covid. Per parlare di open innovation, abbiamo un nostro concetto di sostenibilità che ci guida. Effettivamente tutto è nato quando abbiamo iniziato a recepire, a capire, a condividere quelli che erano
i 17 goals dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quindi da lì è entrato a far parte del nostro DNA tutta una serie di attività che probabilmente già facevamo ma non erano collocate in quadranti ben precisi. Quindi le nostre scelte seguono l'utilizzo di energie pulite, l'impatto ambientale, la lotta contro lo spreco alimentare. Abbiamo tante attività con Onlus, Banco Alimentare, piuttosto che Last Minute Market, per evitare di non utilizzare pasti che sono ancora buoni, la limitazione dell'uso della plastica o del consumo di acqua all'interno dei nostri cicli produttivi, con un sostegno ovviamente attivo sull'economia circolare. Da qui un po' l'open innovation. Nella roadmap che ho illustrato inizialmente non c'era questa tappa. Il 23 marzo 2017 effettivamente c'è stato un primo incontro. Si è iniziato a parlare di open innovation. Ho avuto il privilegio di partecipare a questo gruppo e, detta molto onestamente, io personalmente non sapevo molto che cosa fosse. Da lì è partito un'onda incredibile di iniziative e di attività che vorrei condividere velocemente oggi. Da lì abbiamo attivato una Open Innovation Room, perché da pochi che eravamo, chiaramente abbiamo dovuto iniziare a coinvolgere tutta una serie di persone interne, ma soprattutto esterne. Sì, perché il goal 17 relativo alla partnership è un po' il nostro goal ombrello, è quello che effettivamente ci ha fatto capire quanto la condivisione degli obiettivi con operatori interni piuttosto che soprattutto quelli esterni fosse vincente. Ed è da qui che sono partito nelle mie singole attività, nel gruppo a cui appartengo, cioè la direzione acquisti e logistica. Ogni attività legata all'open innovation ha una domanda, ha un problema, ha un sommerso a cui quella domanda chiede una soluzione, chiaramente non così evidente. Una delle prime domande all'interno dell'ufficio acquisti era immaginarsi se si potesse creare valore condiviso con i nostri fornitori. Qui l'immagine del classico no, rapporto di forza cliente-fornitore, che storicamente si pensa essere nelle attività negoziali, assolutamente non è stato il nostro caso. Addirittura è tutto sfociato in due eventi, sospesi nel 2020 per le ovvie motivazioni. Siamo arrivati a invitare i nostri fornitori, siamo partiti da loro, addirittura premiandoli su una serie di attività legate alla sostenibilità, all'innovazione, il tailor-made o anche le singole persone che si erano distinte. La cosa incredibile è che i fornitori non lo sapevano. A noi abbiamo premiato proprio i fornitori che, senza una sfida, senza una gara tra chi fosse il più bravo o quello meno bravo, abbiamo cercato di premiare chi aveva già nell'indole un qualcosa di superiore, di fuori dagli schemi abituali, per risolvere non solo un prodotto innovativo da mettere sul mercato, ma delle soluzioni che il mercato della ristorazione aveva internamente. È chiaro che il dialogo ha aiutato molto. Il Dialogue for Change è un'altra iniziativa scaturita immediatamente dopo nella condivisione di tutta una serie di obiettivi con i nostri fornitori, sempre collegati al 17° goals. Qui abbiamo riunito con degli assembramenti, perché si poteva, tanti fornitori di categorie merceologiche incredibilmente diverse, dalla produzione del parmigiano reggiano a fornitori di acqua, fornitori di prodotti detergenti in carta, piuttosto che la collaborazione con enti esterni o addirittura l'università, per contaminarci. Perché incredibilmente, se tutti sotto lo stesso ombrello, con obiettivi effettivamente legati alla sostenibilità, ogni azienda poteva portare a casa qualcosa e poteva contribuire nei risultati e negli obiettivi degli altri. Da lì non ci siamo fermati. Abbiamo iniziato a pensare quali altri attori coinvolgere, quali altri attori esterni coinvolgere per i nostri progetti di Open Innovation. Sono partite attività col Food Innovation Program, abbiamo istituito, partecipiamo all'Agro Food Week con incubatore di aziende agroalimentare e soprattutto un incontro con Mindsetter nella giornata, nello Startup Day, come l'abbiamo chiamato, che ha illustrato prima l'amico Andrea.
da lì effettivamente è proprio nato come l'ha raccontato. In quella giornata abbiamo incontrato 15 realtà, tutte interessantissime, tutte con una nicchia di mercato, con una soluzione a un microproblema che per noi magari non era neanche direttamente espresso. Quel giorno mi alzai, andai da Andrea ed è iniziato un incredibile percorso. Tra l'altro sfociato durante il Covid, perché non ci siamo fermati. Perché qual era il problema? Questa è un'immagine di repertorio, non CAMST, per correttezza, però dà un po' l'idea, perché effettivamente CAMST è molto grande e ha il rischio di avere delle attrezzature inutilizzate. Ci siamo sempre impegnati, no, sul food, sul prodotto alimentare, sul nostro pasto, ma dietro le quinte c'è tanta attività di attrezzature per sostenere e per permetterci di produrre. Rischiavamo in alcuni casi di non valorizzarli, cioè per n motivi poteva il mercato, quel tipo di locale, quel tipo di realtà, quel tipo di appalto non utilizzare, non avere più bisogno di utilizzare quel bene, che può essere un forno, un frigorifero o qualsiasi cosa necessaria al mondo della produzione di pasti. Il problema qual era? È che noi queste attività le abbiamo sempre fatto. Siamo in vita da 76 anni e la relazione è sempre stata fondamentale. Cosa ci mancava? La possibilità di mettere a disposizione un network sui 1500 locali con altrettante persone, e quindi serviva qualcosa di innovativo, perché lo scambio, la parola o il confronto solo a livello territoriale vedevamo che era limitante. Da qui è nato Riuso applicato a CAMS. L'abbiamo personalizzato, l'abbiamo inglobato e abbiamo attivato tutta una serie di attività. È un marketplace, come ci diceva l'amico Andrea, dove effettivamente vengono posizionate tutte le attrezzature, descrivendo esattamente il proprio stato, le caratteristiche tecniche, la funzionalità e il bene, diventa viene messa a disposizione di un altro collega, chissà da quale altra parte di CAMST, per poterlo acquistare come un vero e proprio social di marketplace di attrezzature. Quindi è incredibile come la condivisione è interna. Tra locali e colleghi CAMST che si fanno dei piaceri a vicenda, ovviamente con un forte impatto ambientale, evitando di alienare o far marcire o deteriorare dei prodotti assolutamente conformi. Quindi un po' come diceva Andrea, ci siamo resi conto che alimentati da quell'iniziativa dello Startup Day interno a CAMST non ci serviva uno sviluppatore software, seppur sia l'implementazione un software. Non ci serviva neanche una società di smaltimento rifiuti o qualcuno che ci aiutasse a ridurre. Ci serviva un'idea open sullo scambio di informazioni, del network, esperti di circular economy. Ed è da qui che è partita su queste attività proprio il processo che nella loro definizione è il processo di cambiamento da azienda lineare ad azienda circolare, anche su questi beni su cui sicuramente avevamo da migliorare. Quindi incredibilmente Riuso è diventato un progetto innovativo di economia circolare e di sostenibilità, sicuramente di tipo economico, perché chiaramente stiamo evitando di acquistare beni nuovi nel momento in cui ne abbiamo uno altrettanto valido, seppur non nuovo, ma risparmiando importanti costi. È di tipo ambientale, stiamo misurando l'impronta che queste attrezzature rivalorizzate ci permettono di non rilasciare nell'ambiente, sia nella valutazione dell'impronta ambientale di un bene nuovo da costruire, da produrre, da trasportare nuovo, e viceversa di quello che è un impatto ambientale nello smaltimento di un bene che magari si è alienato perché è abbandonato. Rimane un pilastro per noi fondamentale, anche nella natura della cooperativa, un progetto di sostenibilità sociale. Qualora, e già ci sono dei casi, quel bene,
quei beni non dovessero essere più utili a Kamsted per la propria innovazione tecnologica o per le caratteristiche tecniche che ha quel bene, abbiamo capito che lo è per tanti altri, in particolare delle società di beneficenza con cui abbiamo attivato degli ottimi rapporti di collaborazione. Da qui volevo parlarvi velocemente di un altro progetto di Open Innovation, sempre in termini di economia circolare. Questi ho preso ispirazione a delle cene, al nostro modo di lavorare, delle cene famose, in cui vengono riepilogate e raffigurate le attività del nostro mestiere, cioè il fare da mangiare e rendere conviviale il momento del pasto. Quello che non si vede, ma si possono immaginare, è il dietro le quinte. Anche in questo caso ho dovuto prendere spunto da un'immagine non di repertorio Kamsted, però, come vi potete immaginare, è sicuramente rappresentativo di quello che c'è dietro. Cioè tanti piatti da pulire, tante attrezzature da sanificare e tutta una serie di attrezzature che devono essere rimesse in gioco per la produzione successiva. Anche da qui una domanda, in termini sempre di Open Innovation, in questo caso una domanda veramente disruptive. Cioè ci siamo iniziati a domandare se questi grandi consumi di acqua potessero essere limitati. Cioè in particolare, ma si può lavare le nostre cucine centralizzate? Immaginatevi anche cucine con centinaia di persone che producono migliaia di prodotti tutti i giorni. Quindi la domanda era: è possibile lavare le cucine senza acqua? La risposta è arrivata da un approccio disruptive, cioè siamo andati a copiare spudoratamente la sanificazione e la pulizia di mestiere che abbiamo visto in questi ultimi due anni molto di valore, cioè le sale operatorie. All'interno delle sale operatorie non si usano grandissimi quantitativi di acqua, perché ci sono soluzioni tecniche molto semplici che danno altrettante risposte o addirittura migliore. La risposta è semplicemente l'utilizzo di sistemi di panni in microfibra che, adeguatamente impregnati di prodotto chimico e una piccolissima quantità di acqua, permettono analoghi risultati. L'impatto è stato incredibile. Abbiamo intanto tolto il tubo dell'acqua all'interno delle nostre cucine con risultati eclatanti. Nelle prime cucine da cui siamo partiti, quindi parlo di cucine molto grosse, abbiamo ridotto di circa 20 milioni di litri di acqua ogni anno, pari a 8 piscine olimpioniche, con un gesto, con un approccio innovativo, cambiando schema. Se no il rischio era solo provare a usarne un pochettino meno, ma l'impatto igienico sanitario chiaramente ne avrebbe pagato le conseguenze. Quindi da tutti questi progetti, ne abbiamo tanti altri, il tempo è tiranno, che cosa abbiamo imparato da progetti di Open Innovation? Sicuramente inizialmente per innovare in questi approcci open un po' c'è della cospirazione, perché quel gruppo parlava una lingua che era anche difficile da spiegare. Bisogna uscire dagli schemi, gli organigrammi che ti rinchiudono nella cella, nello schema gerarchico, sono assolutamente controproduttivi per avere questo approccio open. Bisogna partire dal cliente, dalle sue particolarità, anche dal cliente interno, che può avere la signora che abbiamo visto prima, può avere dei problemi e ci può dare degli input molto importanti per trovare delle soluzioni. Perché sì, bisogna avere degli obiettivi comuni e anche ci porta ad avere soluzioni comuni. Come dicevo, il cappello dei 17 gol sono assolutamente un elemento comune che ci permette di portare grandi risultati. L'approccio out of the box è fondamentale, perché sennò gli schemi ti imbrigliano, e sicuramente abbiamo capito che bisogna aprire le porte dai nostri uffici per trovare soluzioni innovative. Grazie.